Centinaia di persone si sono radunate davanti al consolato statunitense a Napoli per chiedere giustizia per George Floyd, l'afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis. Al presidio hanno preso parte studenti, migranti, esponenti della rete antirazzista, tutti muniti di cartelli, slogan e foto. Molti dei manifestanti indossavano una mascherina con la scritta "Can't breathe", le ultime parole pronunciate da Floyd prima di morire. Facciamo questa manifestazione per tante ragioni, perché adesso che i giornalisti o una parte della politica italiana guarda all'America dicendo che è un paese pieno di razzismo, dimenticando i problemi che succedono in casa nostra, è un problema. Vogliamo parlare del razzismo? Parliamo del razzismo, perché la sanatoria truffa che questo governo ha fatto con la complicità anche dei sindacati confederali, perché di questo lo dobbiamo dire, con la complicità dei sindacati confederali, ha fatto una sanatoria che non serve a tutelare la salute collettiva delle persone, perché siamo ancora in un'emergenza Covid. Le persone sono state abbandonate e il governo di questo paese cosa fa? Fa quello che hanno fatto gli Stati Uniti, regolarizzare una piccola parte da poter sfruttare nei campi e nei settori che più servono, mentre il principio costituzionale della salute collettiva viene un'altra volta calpestato. Parliamo di razzismo? Vogliamo verità e giustizia per Ibrahim Banè, morto di razzismo per negligenze dello Stato e della mala sanità in questa città.